vista annebbiata e difficoltà a respirare, malore per i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. All'Isola dei Famosi 2018, i naufraghi hanno gustato un ricco pranzo. Subito dopo, però, hanno cominciato a stare male. C'è chi riscontrava un annebbiamento della vista, chi aveva difficoltà a respirare e chi lamentava un forte mal di stomaco. In foto, credits, Frezza la Fata, IPA all'Isola dei Famosi 2018, quella che doveva essere una piacevole sorpresa si è trasformata in uno stato di malessere per l'intero gruppo di naufraghi. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene. La reazione di Bianca Azzei e Alessia Mancini. Bianca Azzei è stata la prima a stare male. La cantante ha fatto sapere ai suoi compagni di avventura: «Non riesco a respirare. E poi ho un cerchio qua alla testa. È indigestione». Alessia le ha confidato che anche lei si sentiva poco bene: «Mi si sta annebbiando la vista». Jonathan Kashanian ha commentato: «Stiamo tutti con il mal di stomaco. Dobbiamo camminare e fare respiri lunghi». La Mancini ha provato a seguire il consiglio di Jonathan alzandosi in piedi ma ci ha subito ripensato: «In piedi mi sento peggio, è meglio se mi risiedo». Il malessere di Francesca Cipriani. All'inizio Francesca Cipriani dichiarava trionfante: «Io ho già digerito, dov'è il dolce?». Pochi attimi più tardi, però, iniziava a preoccuparsi anche lei: «Lo stomaco pulsa, è normale, no stesa, non posso stare, cammino più rio. Faccio tanto la forte». E poi, dopo essersi allontanata per un po', è tornata tenendo una mano sulla pancia: «Sto male. Penso di morire, respiro un po' male». Valeria Marini, infermiera dei naufraghi. Valeria Marini si è prodigata per consigliare ai naufraghi come affrontare la situazione: «Francesca, mettiti all'ombra, prova a bere un pochino d'acqua. Fai un respiro». La showgirl ha replicato con un filo di voce: «Giuro, non mangio mai più. Non voglio più mangiare in vita mia, rimango sull'isola per sempre. Questa è stata una punizione secondo me». La Marini, allora, l'ha invitata a distrarsi: «Non stare sempre a dire, ho mangiato troppo. Non ci pensare». L'unico a essere uscito indenne dal pranzo è stato Nino Formicola, che ha spiegato: «Io non so come dirvelo, ma sto benissimo».